Dottor Nardi è un punto di riferimento per tutta la regione, per la terapia del dolore. Ma perché ha scelto proprio questa disciplina? Come è arrivato? Ma l'ho scelta perché professionalmente sono nato come anestesista rianimatore, che è una disciplina non direttamente coinvolta, ma molto, molto vicina al controllo del dolore. E poi, per questioni anche fortuite, sono entrato nella fase in cui il dolore è cominciato ad essere considerato come una malattia a sé stante, e quindi sono rimasto affascinato dalla tecnica, dalle tecnologie, dall'arrivo di nuovi farmaci. E quindi man mano è diventata da una passione, è diventato il lavoro, nel senso che poi nel 2004 mi sono staccato dall'anestesia e sono diventato responsabile poi primario della struttura che si è creata di terapia del dolore all'ospedale di Macerata, che nel frattempo era diventata anche il centro di riferimento regionale per questo tipo di cure. E anche dopo la pensione, comunque, sta continuando a crescere, diciamo così, in questo campo. Sì, dopo, alla fine del 2018 sono andato in pensione e ho continuato a lavorare sia a livello ambulatoriale sia in cliniche convenzionate con il sistema sanitario regionale e sviluppando ancora tecnologia. Perché? Perché la terapia del dolore storicamente è sempre associata al dolore da cancro, alla terminalità e all'uso di morfina. E questo esiste ed è un diritto imprescindibile di qualsiasi persona non avere dolore, però appunto nel tempo, a parte nuove molecole che sono uscite, ma sono uscite proprio concetti diversi, conservativi nel dolore, perché il dolore in gran parte è legato alle alterazioni legate all'età, quindi all'artrosi, che poi ci obbliga alla protesi d'anca, alla protesi di ginocchio, alla stabilizzazione vertebrale, a camminare tutti i curvi, andare in carrozzella. E allora, siccome l'artrosi non si può curare, ma si possono solamente correggere alcuni aspetti, ecco, con le protesi, per esempio, bisogna lavorare per far sì che questa artrosi, che magari non è ancora operabile o non è più operabile per varie condizioni, o perché incide in maniera molto negativa sull'attività lavorativa, della persona, e così via, possa essere vissuta in maniera più facile, quindi con meno dolore. Come si fa? E allora ci sono tanti farmaci, tante collaborazioni con la fisioterapia, per esempio, con la riabilitazione, ma anche tante piccole tecniche, si chiamano mini invasive, che vanno a incidere sulla sensibilità, sulla risposta dei nervi sensitivi che portano dall'articolazione, dal ginocchio, il dolore al cervello. E quindi, riducendo questo tipo di sensazione dolorosa, succede che i muscoli si decontraggono e che la persona muove meglio l'arto, può essere meglio riabilitata, quindi può tornare più facilmente a un equilibrio che gli permetta una vita sociale, lavorativa, insomma, a seconda dei casi, decente. Quando si sta male, quando si avverte dolore, di solito viene naturale andare da un altro tipo di specialista, quindi magari chi ha dolore all'anca va dall'ortopedico. In base a che si può decidere o si viene consigliati di rivolgersi a un terapista del dolore? Allora, storicamente qualsiasi dolore articolare era appannaggio dell'ortopedico. Poi alcune cose che erano più, diciamo, legate ai nervi sono diventate appannaggio del neurochirurgo, però parliamo sempre di specialisti chirurghi, cioè specialisti che per la loro formazione riparano le fratture d'osso, sostituiscono articolazioni con protesi, e quello è imprescindibile, operano la colonna vertebrale, l'ernia del disco e così via. Poi ci sono una serie di situazioni pre un'indicazione chirurgica o post indicazione chirurgica, che magari non è venuta bene al 100%, in cui bisogna rivolgersi appunto allo specialista in terapia del dolore, che in genere è un anestesista, perché ha in mano queste capacità non solo valutative, ma anche operative riguardo il controllo del dolore. E quindi è logico che se io ho un problema all'anca e vado da un chirurgo, da un ortopedico, in questo caso il chirurgo mi potrà dire: sì, è ora di operarti, ti metti in lista, e anche lì, se devo essere operato dopo un anno, in quell'anno che faccio? No? Sto col dolore? Non cammino più? Mi blocco?
mi può fare, non so, una terapia infiltrativa. Ecco, per esempio, la terapia infiltrativa. Storicamente era un'infiltrazione alla cieca, adesso si fanno nel 99% sotto guida ecografica, cioè lo specialista, me o altri, hanno un ecografo con cui fanno il puntamento, valutano l'articolazione, il nervo da trattare, vedono se c'è un'altra patologia e poi l'ago che inietta va sotto guida diretta sul punto preciso, quindi si riducono i farmaci, si riducono quindi gli effetti collaterali dei farmaci, si riducono il numero delle infiltrazioni perché sono precise, sono proprio ottimizzate, mirate per quella cosa. Quindi questa è un'altra innovazione. 10 anni fa l'ecografo in ambulatorio non ce l'aveva nessuno, adesso non ce l'hanno tutti, però molta gente, molti specialisti cominciano a usarlo con beneficio. Quindi buone notizie, insomma. Sì, buone notizie, però sempre nel concetto che il dolore cronico non guarisce, perché è cronico. E come la pressione è alta, io posso prendere un farmaco per la pressione e non avere la pressione alta, ma se io sospendo il farmaco torna la pressione alta. Allora, è appunto perché una malattia inguaribile, come il diabete, come tanto, possono essere controllati. Allora, l'obiettivo, il patto terapeutico tra uno specialista del dolore e il paziente col dolore è quello proprio di capire dove si può arrivare, pur avendo una qualità di vita accettabile, nessun problema di cognizione, di lucidità, eccetera, eccetera, per controllare quel dolore. A volte bisogna anche cambiare gli stili di vita, cioè bisogna abbandonare quell'attività lavorativa o quel tipo di abitudine. Certo. A volte bisogna ridurre un po' il peso, però in genere si riesce ad arrivare a una situazione che è soddisfacente per la persona, che ricordo magari sono anni che vive una situazione di dolore estremamente tragica. Si parla tanto di carenza di medici, e in questa specializzazione come siamo messi? Abbiamo visto anche con il Covid gli anestesisti, insomma, di cui c'era una grande necessità e abbiamo visto che poi non se ne trovavano così tanti. Allora, diciamo, di medici che si occupano a tempo pieno di terapia del dolore ne sono pochissimi, nelle Marche veramente pochi. E di questi solo pochi hanno in mano il know-how, insomma, la competenza per fare attività, diciamo, successiva a quella ambulatoriale, quindi, ad esempio, tutte le tecniche che si fanno in sala operatoria, antalgiche, così, siamo veramente pochi, penso ci contiamo sulle dita di una mano o poco più.